Siamo in uno stabilimento che produce imballaggi per alimenti, frutta e verdura in particolare, contenitori di plastica realizzati utilizzando materiali riciclabili. Questa macchina è una macchina classica di termoformatura, riceve le bobine di PET riciclato, le forma, le taglia fino ad ottenere un contenitore di questo tipo per il confezionamento di pomodorini o di uva. E se la pandemia ha ridotto la quantità di imballaggi destinati ad alberghi, bar e ristoranti, la filiera del riciclo non ne ha risentito. I cittadini hanno continuato il tema della raccolta differenziata. 71 imballaggi su 100 l'anno scorso hanno avuto una seconda vita. Secondo i dati ISPRA, ogni italiano produce in media 500 kg di rifiuti l'anno, da cui la necessità di produrre contenitori che vengano incontro alle esigenze di tutti. L'industria agroalimentare ha bisogno di garantire un livello di servizio crescente, ha bisogno molto spesso di dare monoporzioni che consentono di dare servizi ai nuclei familiari più ridotti. Il packaging è fondamentale anche per la vita dei prodotti, 7 italiani su 10 pronti a pagare di più purché riduca lo spreco alimentare. L'imballaggio è un grandissimo alleato al contrasto allo spreco alimentare perché aiuta a preservare il prodotto, molto meglio se sostenibile.